Allora, ragazzi, mi ho provato un po' a fare, cioè giocatori in prestito, in vendita o anche svincolati, sono un po' facendo le ricerche, ma è il momento di andare a partita. E allora, Matteo, come detto, scala al posto di Paulino, qui ci portiamo, e Barrera, che forse può farci C, lui possiamo andare adesso a fare esterno, però... Ma c'è lui, l'altro Schmidt dovrebbe essere buono. Questo, okay, questa difesa mi soddisfa. Tutti in formissima. Vediamo un po' cosa succederà contro questa Inter, ragazzi. Non sarà facile, ma ci proveremo. Finale, la partita che può mandare in paradiso una delle due squadre oggi è l'inferno l'altra. Mettere ricomodi, pochi salti e si comincia. Belle queste grafiche, FIFA, complimenti. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumenta di decibel sulle tribune. Un saluto a tutti gli spettatori. Bella la neve a Roma, ma lascia stare questo. Sono qui pronti ad affrontare l'Inter, una squadra che già ci ha rubato un trofeo sulla Supercoppa Europea. Magari riusciremo stavolta a battere noi. Se abbiamo un giocatore preso appunto per questo, la scioglia, Paolo Dybala, giocatore importantissimo, tecnicamente uno dei più forti che ha avuto questo Palermo. Credo che abbiamo tanti talenti, giovani forti, okay, ma un giocatore che ha avuto tanta esperienza, ha fatto tanto bene all'estero, con la Juve, con la Rosa, insomma, un giocatore così forte, perché non portarlo a casa? L'Inter l'ha già sconfitto con le riserve 4-1 in campionato, ma un stato assurdo, pensavo che erano riserve. E ora il problema è qui, si mostrano i giocatori, ma avremo anche una Inter che forse avrà una squadra rimaneggiata, ossia oggi hanno riserva, quindi devono essere in teoria stanchi. Do qui da questa squadra, Miretti, Thuram, Scimone tra le punte, attacco sempre il solito con Martinez e Sesco, ma un nome in più. Parlo di Balaton, vestire la maglia rosa, Matuidi messo in panchina, in via precauzionale, ne ho qui un po'. Rado, Gubali, Rafinha, Satriano, Vandesmane, ok. Krennic, Boscaia e Pirlo. Questi sono i sentori diversi da quelli che hanno giocato contro di noi. Agumè in mediana. Poi Colidio, Barella, Andrić, Gil. Sono andati in rimozione, poi Anvers, Martinez. Loro ci sono sempre. Spero che siano un po' stanchi, anche se in realtà non lo erano. Ma ragazzi, Palermo, Inter. Supercoppa italiana, qui a Roma. Si comincia, ragazzi, con un po' di bar in più. Let's go. Il duo di Scimone mi fa sempre tanto ridere. Bravo Sesco. Lua palla. Può partire subito sulla linea del quasi fuori gioco, ma stoppa il pallone. Resiste sull'attacco di Boscaglia, che poi quel pallone fa fallo. Però che azione di Sesco. Appena parla di testa, colpisce la scima e solo parte. Questo è quello che vogliamo. Cambiamo tiratore e mettiamo un po' di bar in più, che ha meno potenza, ma più precisione. Anche se in realtà è tutta una finta, perché noi giochiamo così, Turan. Era però chiuso lì Sesco, peccato. Però se passava il pallone lì era un gol bellissimo. Esordio di Dybala, certamente motivo di grande interesse Grande in free questo pong. match. Continua free pong, sempre nuovo, vabbè. Cioè, ora, due rimpalli, rimpalli, la palla va sempre verso i loro. Sì, poi questo gioco è tutto normale, tutto nella norma. No, perché? Perché quel gioco è lì, lascia con Lido ora. Che mi indica, cioè è all'indica. Io esco con Thuram perché indica di coprire l'attaccante e lui che fa? Lascia in quel momento stesso il giocatore. Mamma mia, come ci attaccano. Mamma, e perché però sempre a loro? Dai, e guarda, tutti i mollici vanno. E vabbè, rimpallo Landia. Sì, bella che fa, scivola. Buttala via, scivola Barella fra un poco. Assurdo, raga, assurdo. Ma no, ma che stai a fa'? Oggi si perde oggi. Già vedo che il gioco ci sta facendo dei bei scherzi da qui. Correa che non è in fuorigioco. Dica non lo parca, nonostante c'era fuori posizione. E 1-0 Inter. Vabbè, ragazzi, che ve lo dica a fa'? Che ve lo dica a fa'? Che ve lo dica a fa'? Ma per favore, la sua sequenza ce l'hai tu in testa. Ora Benji, no. Però è una cosa vergognosa. Questo gioco è davvero vergognoso.
quante volte la palla cosa andava verso loro, rimpalli su rimpalli, ribattute, tutto per Utelin, però ancora vediamo qui prima con Frippon che sale, si vuole far rimediare, l'anello blocca la corsa e poi Boboskai, sì, qua che cos'è? Ma che cos'è? Dio in terra su Boboskai, guarda qui. Sì, vabbè, ancora Boboskai, oh. Ma che è questo giocatore? Ha un 90, cioè non c'è lì, cosa te non c'è lui che fa oggi la differenza? E perché faceva il Frippon che non Dybala? Gioco dell'anno. All'Inter che avanza. Tackle Sì, decisivo. da rigore me ne andavo. Poli, corri, Poli. Poli, corri, Poli. Polino. Palla al Vai, piede. Poli, lasciali Fernandez. Grande Poli, resiste. Attenzione al Polino. fallo. Col mancino. Polo. La Hoja. Dybala. Riporta il pareggio in Palermo. E ci voleva lui. E ci voleva lui. La gioia. Esulta. La Dybala Masca è tornato a Palermo, è tornato, non ci posso credere, ci voleva lui. Grandissima, come resiste su Fernandez di corpo, una sua grande abilità, si resiste fisicamente. Palla sul mancino, tiro sul secondo palo, non ha un po' nulla, 1-1, la prima partita con l'uomo che tutti aspettavamo, sorpresa appunto è questo. Mamma mia, quanto è bello, di tutto perché quanto è bello Dybala col Palermo. Uno dei miei giocatori preferiti, ragazzi, che lo dico. Lui e Del Piero sono insieme lì. Poi c'è anche Corino, no, c'è anche Corino. Corino è il master per me. È il giocatore a cui mi ispiravo quando giocavo ai tempi. Non era forse tra i più forti al mondo, ma chi se ne frega. Però Paolo Dybala e Piero, un giocatore che stimo tantissimo. Oh, Lautaro, Madonna, Roma! Sì, io mi parlo di passioni, lo devo farmi male, ma c'è Zizio e guarda, già sono pronti a battere così, me ne ha rotto, Barella Gil. È tutta tipica dell'Inter, Inferisce il tocco fuori. direi. Turam è tua, batti Rientra Dybala, Torito, palla ancora batti buona. Torito, grande, guarda come Pericolo corre. scappato. Però lì c'è ancora Dybala, che vuole ancora il pallone, sempre tra Pericolo le linee, scappato. Dybala, Controlla Paulino, bene entra in Dybala. area, il tiro! No, il All'Inter, palo! ancora in gioco. Ha rovinato la gioia. Guarda ancora Paulino, Mossa guarda ancora l'Inter. Paulino, il da uno, ragazzi, non ci posso ancora lui, a quello che sta ballando, ma che sta a fare, ma chi se ne frega, ma che fa con quel numero, con quella maglia, sempre lui, solo lui, Paolo Dybala, scusate per il momento, ma cavolo, amo Dybala, sento lo fermo di essere davvero così. La gioia, l'uomo piscirito, mamma mia che giocatore che era, che giocatore, quanto mi ha fatto sognare, quanto mi spiace che la Juve non ha fatto tanto bene, cioè ha fatto bene ma poi la Juve ha un po' deteriorato, Franco Dybala, sempre con estetica, sempre con eleganza, legge Adrie, Schimo, cioè che compagno di Merenda Sesco, al centro c'è il Torito, è pure lui, il Torito che batte il Toro Martinez, che cade, sviene, non ci crede anche lui, ragazzi. La vendetta sta avvenendo. Perché Dybala può atterra così? Il replay Guarda indica qui, che Dybala sarebbe cazzone. meglio Che sostituito per sesco, che Pirlo che si sesco. trova troppo in basso. Torito sul primo palo. Onana va a Pirlo farfalle. 3-1. L'abbiamo ribaltata bene. Ora occhio all'Inter. quarto gol della Sembra gara, una squadra molto buggata, l'Inter 3 abbiamo a 1 il visto. punteggio. Andiamo a vedere. Andiamo a Alvarez. tum, 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 tum. Guarda ancora Paulino. Guarda ancora la. No, perché non ha Paulino? Perché ha Sesco, è un po' in ritardo lì. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Paulino, ragazzi, oggi si fa il Sale ripeto con Dybala, Dybala. Ci sepoltato proverò da a fargli fare il Lautaro. ripeto perché se la meriterebbe. Andiamo qui. Scimo cerca un po' lo spazio. Paulino si può girare, solo che lui è Fortunato. mancino, Cerca ricordiamocelo. fortuna al centro. Turam ancora Dybala, Dybala. come gioca Paulino, doppio passo, il tiro e la tripletta proprio sua, Paolo all'esordio, ritorna così in pompa magna,
Mamma mia, ragazzi, ritorna la gioia e fa il gol del 4-1. Che gol, che doppio, che azione anche tutti i passaggi fra Sergi Corta e poi Dybala lì che ha colto la cade, si inchina con tanta bellezza. Poi in applauso, fine anche il 4-1, magari non me l'aspettavo. Se cioè, fosse lui anche contro l'Inter Supercoppa Europea, forse a creare pure questo. Ma ragazzi, mamma mia, che primo tempo, Paolino, ma non posso farci niente. Che giocatore che è, che giocatore. Allora, diventando però un po' stanco, però io continuerei con questi 11, poi fare pure i cambi. Faccio riparare la tripletto, forse ormai vende lui capitano, però non so, non posso più. Antonio Sesco, ancora passeggia con Martinez, ancora Sesco. Dall'altra parte Paolino, stop, il tiro. Ci va anche la foto, fa tutto lui, dopo la maschera, dopo il ballo, dopo l'abbracci c'è anche la foto. 5-1, ragazzi, stiamo dominando, stiamo dominando. Mamma mia, Dybala esce, se non li umili, dai, su, mettiamo un po' in calma Mathieu, che ci si meta. E penso che si può far entrare, voglio provare un po' su Barrera, diavolo, io voglio provare sui giocatori. Però mamma mia, Dybala esce, fa gli applausi, il numero 10. Tripudio, direi più che meritato. Entra Matteo, che è il titolare. Viene infortuni, ma chissà se avesse giocato proprio lui o Dybala titolare e cosa me ne è andata, Però no, Dybala gioca titolare su quella fascia, il suo ruolo. La 10 lì a destra è il suo ruolo, il suo Agumè di tacco, certo. Agumè di tacco. Ancora di tacco Agumè, ci prova. Barella e tiro, ma Ndicka lo blocca. Ancora Kerkez, tanto dice non si passa da qui. E parte Kerkez. Parte Kerkez contro Pirola e non lo supera. Ho chiesto troppo. Ho chiesto troppo, ma ritorno in difesa Kerkez, sarà lì che giocatore. Grande però Martinez. Due colpi di testa lo volevano. Lo volevano lì per i colpi di testa. No, no, no. Varella. Ancora lui torna il pallone. Vai Dia, ma che c'è tanto spazio, Dia, Bula Dia, Bula Dia, entra in area, il tiro! Raga, col sigaro! E se c'è una squadra così, e io ho questa morale, cioè ora che io sono tornato a giocare in Fiera dopo tanto tempo, ma se torniamo con questa modalità, giocare anche la Supercoppa Europea, la vincevamo. E ero io troppo nervoso. E anche Inter troppo buggata quella partita, Però con Dybala mi dà un mood in più. Dybala, che vedo che fa Dybala, cuore e anima di questo di Palermo e di questo. Però la via, vuole agire anche lui, la via, che ritorna dal prestito, la via, prova il tiro, è pure lui, c'è gioia anche per lui. Sta a fare, cerca. L'Inter, la Venezia è bella che è andata, direi bella, e ce la mettiamo sta vendetta così bella succulente, 7-1. Non credo ci sia Partita di stato tennis più peggio quasi, va. Anzi, del match. Io adesso soltanto da vado a sentire tennis. quale sarà il più peggio finale. Alvarez. Lautaro Martinez. Prova a sorprendere il portiere. E c'è Io lascio gol. voi spazio e quello fa il gol d'esterno. Bala, Lautaro non dico non sia forte, ma un tiro d'esterno qui di tacco, Hendrick, un altro sono distanziato, un altro sbagliando corrige, è lui d'esterno. È molto realistico il gioco. Match qui a senso unico, si attende solo il fischio dell'arbitro per porre fine a questa esecuzione. Si trascina il pallone fuori, nonostante non ci fosse praticamente pressione. C'è pressione, c'avevo come sulle scarpe. Non c'è nessuno con cui parli, che è un avverso difensore, uno dei miei difensori, non so perché se ne va in rabbia. Vai per i soldi ovviamente. E non c'è Manca pressione però. ancora un quarto d'ora alla fine. Guarda lì Fabio. Lancio con i piedi Dia. Perché giusti. non c'è Stiamo Fabio parlando Linare? Perché mi molto sta meglio. esterno? Mi metti? Perché? Volevo segnare anche a te. Tu merita pure tu. Koulibaly. Calendario che offre sempre spettacolo e emozioni con il prossimo match che potete seguire live su EA Sports. La filosofia dei due tecnici mi piace tanto. Che occasione deve approfittarne?
Segna Barella dal 3, passivo meno pesante, ma sempre guardato col subito, è sempre gol buggato dell'Inter, bello Pardo, un passivo, ma non sto giocando ora, tranquilli, siamo rilassando, non troppo mi raccomando, però. Guarda lì Mathieu con la sciata e andanza indietro, Mathieu, mamma mia Mathieu, non, perché io ho passato potente e buttato come se avessi tirato. Aspetta forse il tiro per appunto, vai, vai Martinez. No! Miretti. L'ho manteso, ma è bravissimo Miretti. Torito. Tieni lì il pallone. Si fa un po' di finte. I giochetti di Torito, adesso non ci va. Guarda come non mi marca. Continua ad avanzare. Ma che cross è questo? Raga, io ho crossato. Me la indietro. Mamma che gioco del Ramengo. Barrera. Saint-Just, passaggio Ottimo recupero, orribile. riconquista palla. Però io Passo della crosso partita e la dai in in mira vista di difensori ripresa. centrali. Cross sulla linea di fondo campo, Interessante il tocco eh. del Eh sì, pallone. il gioco ha del potenziale. Sto 3 6 anni che gioco sempre lo stesso, anzi di più di 6 anni, da FIFA 16. Ha aggiunto qualcosina sto per peggiorare con sto per motion, per esempio, che Cambio peggiora l'input subito. lag. Palla verso il centro dell'area. Palla di nuovo Abito, in loro cioè, tu mi do possesso. recupero sul 7-3, ti sembra onesto, dai, ma facci saltare Lautaro la, facci Martinez. saltare la, alzare la coppa. Porta palla, aspetta il momento Sì, giusto. vabbè. Raga, Finisce qui. Si dove gol ho aggiudica fatto il primo l'Interopoli punto ce ne della frega stagione. niente. Successo Abbiamo diretto vinto noi. in vista delle prossime Baghetta sfide. all'Inter Ognuno alla vittoria. e Oggi alziamo una la partita coppa. di slancio ed è arrivata. La squadra è sembrata già a buon punto, E può ancora migliorare con il passare delle settimane. Portano a casa il primo trofeo di questa stagione e se queste sono le premesse, Lele, sarà una grande annata per loro, possono davvero essere protagonisti. Ma certamente, Pier, una volta che vinci una competizione inizi a prenderci gusto e pensi subito al prossimo obiettivo, lo sappiamo, no? Vincere porta a vincere. Io ho la sensazione che in tempi brevi rivedremo ancora scene come questa con gli stessi protagonisti, anche perché vedo una squadra già affiatata, anche se lavora insieme da poco tempo. È il loro momento, tutta la squadra riceve la coppa al centro del campo e finalmente il capitano può alzarla al cielo perché sono loro i campioni. Fotografi scatenati per lo scatto migliore, è un successo che lascia ovviamente ben sperare Eh per il sì, prosieguo ma dell'avventura. su questa coppa c'è Attento solo un Pierluigi, sono nome e un tutti cognome. pronti Paolo per Dybala, scendere che sul campo a giocatore. Ma festeggiare. dov'è Paolino? Anzi, sai Non che lo vedo qui, faccio? oh. Adesso scendo È là l'arbitro. dietro, messo fra i tanti, io non lo so, davvero, messo fra i Primo tanti. possesso della gara è per lì. Io comunque non vorrei dirlo, Dybala ha fatto 3 gol, partita sontuosa, 4 gol con 7 tiri, 7, 4 gol fatti, e lo che fanno? 8 e 9, cioè è un 10, ha dato poco ma è un 10, il metodo Martinez si è fatto lui un'ottima partita, ma cavolo Dybala no, 4 gol su 5 tiri, mi metti, va bene, lasciamo stare, è FIFA raga, è FIFA, e va bene. Andiamo a simulare fino a tutta la stagione, non può succederà. Ma veramente io. Esterrefatto. Però almeno Dybala si è fatto sognare. Offerta da FIFA, prestito breve. Io a FIFA non voglio venderlo. Proprio prestito breve. Alla Juve no, no, per favore. Ce lo buttano contro. Prima torneo 3 milioni. Quindi non abbiamo un po' di soldini. Sono video ex la classifica lo scudo di questo, ma bisogna finire qui. Che abbiamo iniziato lo finiremo qui. Ai ai ai. Tanto c'è pure la coppa. Io vado a rifiutare il Messico. Poi dico no, è il Messico che ha rifiutato Mister Corini. Sono io che rifiuto loro. Non ho capito. Ho fatto il recupero. Perché prestito? Si sono bloccate col diritto di scatto, eh. E poi l'Ajax. No, prestito semplice. Un anno. Vedi, il gioco è così, metto le nuove dinamiche e subito è sempre la stessa cosa, sempre le stesse cose fanno, sempre le stesse identiche cose. Mettiamo Werner qui.
Qui abbiamo un po' di problemi, ma mettiamo qui Barrera, che alla fine può fare anche CC, ma che vada. Questa può essere una panchina. Simuliamo veloce. Così qui la perdiamo. Non so perché. Ah, mi gioco a 0 con Matthew e Sesco. Ok. E qua ci offrono 8 e mezzo, io andrei a delegare per meno no, 15, 12. Ora che c'è Paolino, Felix e Felicis, mi dispiace di andare via. E appena farò l'acquisto del centrocampista, così per essere un senso di compiutezza. Hanno accettato 8 e mezzo, sempre lì, 8 e mezzo. E vabbè, accettiamo raga. Mi sa sia una buona offerta, se no c'è un po' le scatole. Chi è? Ci penserò. A FIFA vuole giocare. Siamo in coppa. Parte di coppa. Mettiamo un FIFA titolare che vuole giocare. Simulazione veloce. No, no, ho messo le riserve. E vince 3-0. Con le riserve. Ok. E passiamo. E devo simulare le partite, mi sa. Meglio che le carriere le simulo. Sotto le coppe. La FIFA è felice, ok, ha abilitato tantissimo. Felice per. Ma anche ha giocato titolare con le riserve, meno male. Se no, chi lo sentiva? Comunque, FIFA, te può andare ora in tribuna. Mettiamo Shimon. Mettiamo Shimon. E per i soldi di Félix Correa. C'è col Verona, c'è l'ultimo acquisto. Ok, i soldi sono entrati, quindi da 8.000 e mezzo entrerebbero entrati 7, erano così 14. Se ci fosse qualche resoconto di livello, ma nessun resoconto, mi sa. 7 non immaginavo. A questo Krupa, 2 anni. Vai a crescere in Olanda. Ok, tutti felici. Prestazione autorevole. Sì, hai fatto grandissima partita, FIFA. Va bene, andiamo ancora avanti. La Juve. Vediamo un po' se in classifica. Sempre quinti, eh. Però siamo. Penso che siamo vicini agli altri. Cominciando con l'Inter, che era prima. Dobbiamo aver concesso un poco in fatto. Siamo a 5 punti dall'Inter. Non sono tanti. Non sono tanti, in teoria. Però. Si fa il mercato. Ok ragazzi, ho detto l'ultimo momento. Prendere Corentin Tolisso, che ne vale 21, ma potremmo offrirgli 16 milioni. Certo costerà, però almeno. Cioè, abbiamo già visto che ha un po' di overall. Potrebbe calare, però. Vediamo un po' se riusciamo a strapparlo per 16 milioncini. Perché non sono andati con i soldi del giocatore? 13 milioni. Ce n'ho qualcuno di giovane per aumentare, tipo Schmidt. Dai, vai 15, diciamo, siamo su 18, dai. Dai. E non accetto, ovviamente accetto, ok. È un ottimo. Posso offrire anche di meno, perché ora deve esserci cioè, i soldi per trattare, ovviamente. O se c'è un bug, no? Per trattare il bug che mi ricordo una notte quando io andavo a delegare, anche se non avevo soldi, mi andava ad accettare ugualmente. Ti ho fatto l'offerta che non sia più di 38.000 euro, dai, ti prego, almeno se 40. 74. E se la 6 e se forse. Non li ho, ma ci ha detto che non li ho. Cioè, vabbè, siamo un po' a 5. E qui mettiamo a 71. Dai, su. 71.000 euro a settimana. Oh, adesso lo piglia. Almeno non mi sono campista, mi sono sentito felice. Sì, bellissimo, ho visto che arriva. Correnten. Vediamo Schmitz che è un bel giovane, devo dire, però. Mi serviva un CC e devo sacrificare qualcuno. Tanto, aspetta, sono ancora a gioca. 40 anni 84. Me lo date in prestito, mi prego. Datemi in prestito. Wow. 40-84 è ancora incredibile, Ronaldo. Ancora incredibile. Senza parole. Scioccante, inaudito. Tanto adesso mettiamo qui. Sì, va bene così. La squadra riserva la stiamo pure per sicurezza. Per non avere problemi. Allora, Cavalera. Dammi Tolisso.
Ok. Qua. Non c'è Cabrera. Però potremmo titolare, visto che non sono gestiti la squadra, ma sono loro. Sesco. Qui. Bene, dai. Cabrera. Anzi, io non c'ho Dybala, è che non c'ho già Dybala da nessuna parte. Dobbiamo mettiamo qui. E mettimi Dybala a posto della FIFA. Lo può fare, sì. Però, il crediamo qui diventa automaticamente Dybala. Ok, con le squadre fatte, belle forze da trovare che riserve. Penso possiamo andarsi qua tranquillamente. Vediamo un po' che succederà, se ci esonerano oppure magari c'è qualcos'altro. Tanto vedranno gli obiettivi che hanno loro. Vinci in campionato, ottieni 7 reti private in campionato in casa, siamo preso 7, raggiungi la finale. E guadagno 3 milioni della gestione regione entro stagione. Beh, non c'è niente che ci possa, diciamo, spingere a essere esonerato per motivi di obiettivo. Solo le prestazioni possono valere. E se uno resta terzi, non tiene in più. Vediamo un po' che succede. Vediamo. Ancora deve avanzare, ok. Ancora fine mercato, però. Non so che ti dico. Sai che vi dico, ragazzi. Io vado a calendario, subito andato lì avanti, invece non andiamo a, per abitudine, prendiamo a calendario. E allora si va e andiamo il Bayern, vedi che sfiga. Vediamo un po' la lotta del campionato e se magari una fine di Champions, magari la simuliamo vedendo. Tanto abbiamo col Napoli, sconfitta 3-2, vinciamo ancora. In casa con lo Spezia, non subiamo gol, 2-2 con lo Spezia. Il 3-2 col Bayern Monaco, pareggiamo con la Juve, in casa con la Salernitana si perde ovviamente. Allora ci passiamo un gol di vantaggio contro. In Coppa siamo contro la Salernitana, siamo in semifinale penso, o in finale. Passiamo in Champions, perché battiamo il Bayern, eliminiamo il Bayern per vittoria e pareggio. Si pareggia col Bergamo Calcio, con la Roma si perde ovviamente, si vince 1-0, non ci posso credere. Ragazzi, sta succedendo? A volte sono storie che tu non capisci, vittoria con una grande squadra, si perde con la squadretta. In campionato 2-1, con lo United pareggio l'andata, ahia, questo è un brutto segno, abbiamo Lazio, Manchester e Torino. Vinciamo rigori contro il Manchester, non ci posso credere, vittoria col Torino. Con la Salernitana e Sassuolo, vinciamo, rilassiamo noi il turno, in casa, vinciamo 4-1. Perdiamo 1-0 col Paris Saint-Germain, Brescia vinciamo qui col Paris. Eh sì, siamo eliminati, peccato. Siamo in finale di Coppa Italia, però attenzione. Si vince la finale di Coppa Italia. Ok, allora, fuori dalla semifinale di Champions, se non è mai risultato. Vinciamo la Coppa Italia, in campionato non sappiamo dove siamo. Col Milan si pareggia all'ultimo. Ok, vediamo un po'. Mamma mia, che elemento basso. Calendario. Calendario. Mamma mia. Andiamo un attimo qui alla classifica. Il Milan vince il campionato. Noi siamo quarti. Non state male, diciamo, anche se però potrò fare molto meglio. Un punto dalla Juve e ben 8 dal Milan. Quindi, diciamo, non è andato tanto bene, ma potrà andare peggio. Come gol fatti, non siamo al tacco l'anno scorso, ma siamo al terzo attacco del campionato con la seconda nostra miglior difesa. Dietro a Inter, Juve, Roma alla pari e poi il Palermo. Terzo, quarto miglior difesa del campionato. E andiamo un po' a vedere la Coppa, abbiamo vinto Coppa Italia. In Champions, chi ha vinto la finale? Ancora non giocare, ok, City. Che bei ricordi. Vediamo anche altre partite di tipo di Coppa, Europa League, come è andato. Real, Atletico Madrid, wow. Wow, nessun italiano ovviamente, due francesi contro lo spagnolo, ha vinto le spagnole, la Roma si ferma ai quarti, spiazze, devo dire, in senso che hanno fatto gli italiani, Premo si è ai quarti, finale, ai quarti non c'è nessuno, gli ottavi, wow, Juve perde col City, Inter perde col Chelsea e Milan perde col Barcellona, se sono gli unici andati sei avanti, in Conference League abbiamo Arsenal, boh, sulle belle partite, però l'italiano ne ha fatto vero molto male. A parte il Palermo, tutte le altre niente. Anche qui Bergamo perde contro l'ex Foxna. Va bene. Andiamo ora all'Abros, vediamo un po' chi è migliorato. Vediamo un po' tutto l'operato di chi è migliorato o no. Allora, Donnarumma 92 è rimasto. Shimon
più 3 89, Matteo 89, Martinez 89, 88 6 su Wow Attack, Frimpong 86, Minetto 86, Venner 86, Indico 85, Richards 85, Cake 75, non c'è nessuno che è sotto 84, e di proprio su un punto, Turam 32, 85, 84 Casale, 83 DA, Afif 83, 82 Scalvini che sta facendo bene al City, che sta in finale di Champions, 82, Sengius 81, Tristo 81 De Masso, Schuss più un punto, Acosta un punto, Barella più un punto, via. Insomma, non è male quella squadra, devo dire. Tell cresce bene da 76, Ranocchio un 76, mi ha trovato un punto, Benzema è calato tantissimo, ovviamente, però 75, Romeo 74, Kai'Sa 74, Krupa 73, talento, Dal 73, giocando dopo con noi, Müller 73, As 70, Branco 70, Ceballos 70, rimanendo da noi. Incredibile, Fiore 70, Villa 69, Bruno 69, credo tantissimo. Andiamo alle statistiche. Spero che mi giocato i miei titolari. Da Roma, Sesco, Martinez hanno giocato. Spero che so che è un po' tutto un gioco di titolari, diciamo, un po' di cambi, soprattutto in difesa, ma ovvio su questo. Miglior attaccante, Sesco, con 5 gol alla pari di Martinez, però Lucio ha 18 gol e 5 in Champions. Martinez ne ha 22 in campionato. Ben poi 15, che gioca anche lui tantissimo, soprattutto in Champions, l'uomo di Champions è lui. Dia 9 gol, Matteo 7, Dybala solo 3 partite, solo 2 senza fatto, ma che poi cala tantissimo. Però ha fatto 4 gol tutti con 9, con 9 ha fatto tantissimo. Come assist abbiamo Martinez 11, Sesco 10, 102 sono stati i migliori. Poi Miretti 9 assist, Richards 4, Thuram 4. Matteo mi ha un po', diciamo, deluso, devo dire, eh. Ma già ha fatto poco, cioè solo 7 gol e un assist, cioè lui 89 è più forte della squadra, in pratica ha fatto davvero pochissimi gol, davvero pochissimi, davvero pochissimi. Vediamo un po' anche io per te cosa abbiamo fallito. E allora 43 per il campionato, per le reti inviolate, peccato. La Champions, bella, siamo in semifinale, dai, su, non ti lamentarti, siamo quarti, vabbè, sicuramente, ma devo stare zitti, grazie, non mi ha dato tantissima roba. E altro che possiamo vedere, aspetta, per vedere i gol d'oro, se sì, giocatore, abbiamo Martinez 26 gol, Navarro 22 alla pari di Martinez, nostro, e poi Sesco, e assist Pulisic 10, cioè, vedi, senza di noi, prima ha fatto molto meno gol, molto meno assist, però abbiamo subito meno gol in difesa. Primo torneo, soldi entrati, squalifiche e quant'altro, Giovo può andare via, se ne può andare, se ne possono andare tutti. Mamma quante cose abbiamo qui. Mamma quante cose. Però direi, ragazzi, che questo demo è davvero. Complimenti. Mi è piaciuto tantissimo crearlo. Meno giocarlo perché il gioco davvero è. Ha sempre quelle partite in cui non c'è alcuna logica. Vedete che fai 8 a 1, 9 a 1, ogni azione è gol. Altre azioni in cui davvero. Non c'è niente da fare. Adesso ci offrono 182 milioni per Simon, che vado bellamente a rifiutarlo, lui può prenderne anche 225. Cioè, ragazzi, Simone ha 89, Matteo 78, abbiamo una squadra che è una bomba. Cioè, guardate qui, guardate. 89, 88, 89 in attacco, 89, Miretti e Thuram crescono poco, peccato. Poi, anche se Richards sono allineati a Ndicka, così sono più scarsi, Frimpong e Donnarumma, mentre riserve, 83 DA, tipo 85, 79 la via non è cresciuto tanto, peccato. Però non è andata per niente male, ragazzi. Con questo però finiamo questa avventura col Palermo. Possiamo fare vedere un po' chi vincerà le coppe. Sì, John e Shin, ma chi se ne frega. Ne riparliamo presto. Gli stipendi. Cioè, possiamo accontentare per gli stipendi. E allora, contratti in scadenza a fine stagione, ma ci penserò poi io dopo con molta calma. Benzema, si ritira, mi sembra. Vediamo un po' se io vado a cercare, non posso fare. Mentre As, Degà rinnova. Niente, anzi, As andrà. Non ci abbiamo i soldi. Non ci abbiamo i soldi! Mentre gli altri, c'è qualcuno che si sente scontento per. Mamma mia, quanti scontenti! Thuram, perché c'è poco, Cragno. Comunque, ragazzi, fino a qui questa nostra avventura col Palermo. Una squadra fortissima. Tanti talenti che sono usciti fuori, giocatori che presi che della cantina di altre squadre, ma hanno rese forti, ma giocatori che abbiamo preso noi, e altri abbiamo trovato forti, così. Cragno di 7 milioni. Cragno di 7 milioni. Cragno di 7 milioni. Rifiutiamo.
Bellamente. Allora, abbiamo vinto un po' tutto. Abbiamo vinto la Champions, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, ma anche la Supercoppa europea. Il campionato, abbiamo vinto quasi tutto, col Palermo in quanto 4 anni, perché primo anno sono in Serie B, ho vinto la Serie B, anzi no, ho vinto la Serie B. Secondo anno sono qualificati in Champions, e per poco vinciamo lo scudetto il primo anno. Terzo anno, scudetto Champions. Quarto anno, Supercoppa italiana e Coppa Italia, un anno quindi da doublette, che non è male. Ci manca Supercoppa europea, ma non potremo giocarcela, ma davvero, bella avventura. Non so cosa succederà dopo, se faremo altro, sì, faremo altro con altre squadre, ma non so, potremmo anche provare un'avventura col Dortmund, che è una squadra che vuole portare per farla vincere, che è un anno solo di stagione, una mini stagione, riusciamo a portare il Dortmund a essere vincente, almeno lì, intanto lo dobbiamo vivere perché ha fatto il suo. E o magari qualche altro esperimento di what if, per buttare un po' questi what if nel nostro format su cosa sarebbe successo se quella squadra c'è qualcosa di determinato, tipo non so, what if sulle nuove squadre che si formano, le su nuove super squadre che si formano in giro per il mondo. Si può vedere, ragazzi, si può vedere. C'è anche un'esperienza in Spagna che è mancante, oltre che in Germania, quindi magari non so, forse non in Germania e Spagna. E l'hanno ci venduto, ok. Abbiamo i soldi per fare il contratto di. Vediamo un po' come casse. Diciamo, è un po' il talismano di questa squadra. Delega rinnovo. Ok, accettato, così è a posto. Davvero, sono felice di quello che abbiamo creato qui. Anche l'andissimo TD che per caso no, con noi non ha giocato tanto, ma potrebbero crescere. Ranieri, ah, quell'uomo che viene dal nulla, ma sicuramente con le mie mancanze sono stati Kerkez, un terzino che non voleva i Nets quel del primo anno, ma ha fatto davvero tantissimo. Richas, il nostro capitano, che è davvero dall'America con amore, ci ha sposato un grande titolare. Casada ha fatto un anno, ma ha fatto molto bene. Sen Giusto l'abbiamo spostato, anche Terzino ha fatto il suo. E Turam, che l'antefesa ottimo, l'hanno da via pure ottimo. Miretti, Fabio, un pilastro di questa squadra. Cabrera che è cresciuto tantissimo. E poi Shimon, beh, Shimon il genio, sulla gol e assist a profusione. Afif, primo talento, ma che ora che si è ceduto in prestito, vuole giocare più Afif. Poi i svincolati, che come identificarsi i svincolati come Werner, tanti lusso che anche Afif è svincolato, però non come Werner. Come Martinez e Mathieu, tre ali veramente straordinarie. E proprio all'ultimo, anzi, gli ultimi sono Sesco, Benzema, attaccante molto bene. E un grazie in particolare di Dybala che ci ha portato da capitano. Qui si vede che c'è scuola la riserva, ma ci ha portato a vincere almeno la Supercoppa italiana e vendicarci di questa Inter. Che ti ragazzi, è davvero molto divertente. Ho qui una zona che cercano a FIFA, Richard Svenner, Donnarumma, Miretti, Casale, Shimon, Frimpong, Mathieu, Kerkez e Dybala. E due per me sono tutti voluti, sì, lo sappiamo. Tutti vogliono. Dybala che dice? Non era picco per la squadra. Eh sì, perché abbiamo molti giocatori che vogliono di più. Di che so come ti senti. Ma come posso vincere questa stagione? Dai, Poli, sei uno squadrone, rimani con noi. Finiamolo questo anno alla grande, vediamo un po' cosa ci succederà, ma davvero una bella avventura. Nel frattempo che finiamo questa stagione, invito a lasciare un like, a commentare, ecco, Serie A Team, quarto campione di Supercoppa italiana, Supercoppa italiana, la Coppa Italia stessa, ma anche la Supercup, peccato, peccato davvero. Comunque, io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a lasciare un like in caso dell'avventura vi fosse piaciuto, a commentare, a dire la vostra, ma andate a vedere sulla prossima avventura su FIFA, fatemi sapere. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così sarete di più sul mio lavoro e godervi altri con tutti i materiali offerti. Vediamo un po' uscirà anche l'agenzia del Palermo. E in caso non l'avete fatto, se volete supportare il mio lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi a YouTube e Patreon. In info box trovate tutte le informazioni che vi servono. Noi ci vediamo per finire qua in un prossimo episodio, vediamo un po' che succede quando caricherà, se caricherà. Per l'ultima volta vediamo Corini, che è stato però Radonic. Ringraziamo tutto, ci vediamo quella più cara, più solida. Sfidiamo le grandi, ma ragazzi con questo, con Paolino messo qui, davvero
davanti a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo episodio della nostra avventura al vostro Nick Terry. Basta e chiudo.